Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati. Questo è un video registrato a 1080p a 30 frame per secondo con stabilizzazione attiva dal nuovo LG G7. Infatti è uno smartphone che mi è stato inviato grazie all'ufficio stampa. Finalmente anche LG comincia a farsi sentire. Vediamo come si comporta nella stabilizzazione video, nel cambio luce, nella messa a fuoco questo smartphone. Ma soprattutto guardate quanto è grande l'angolo di visuale di questa seconda camera di LG. Ed è questa la prima vera differenza di questo smartphone: l'utilizzo della grandangolarità, insomma, no? L'immersività di quella che è la registrazione video è davvero tanta roba e fa tanta differenza quando si registrano video anche di questo tipo. La stabilizzazione a display mi sembra davvero buona e ovviamente fatemi sapere sotto quello che vi sembra la qualità dell'audio e del video, insomma, e di tutto il resto. Ma oggi non sono qui a parlarvi solo della registrazione di questo smartphone, ma anche di due nuovi operatori che ovviamente sono nati nel nostro territorio. Nuovi, si fa per dire, uno è Iliad e l'altro è Ho. Mi sono incuriosito davvero tantissimo dopo aver visto la nascita di questo nuovo operatore, perché effettivamente, insomma, si capisce come Iliad stia davvero facendo paura, a tal punto che proprio un grande colosso come Vodafone, che sta dietro a Ho, ha pensato di aprire un secondo brand, di attivare questo nuovo servizio, questo nuovo operatore. Ma andiamo con calma perché voglio parlarvene insomma nel dettaglio e soprattutto cercare di dare alcune risposte e di darmi alcune risposte, perché qualcosa non mi torna, almeno non tutto. Ma ovviamente sì ragazzi, dai, avete ragione, ci sarebbe anche Kena, ma è un servizio che non tengo nemmeno in considerazione per quanto sia basato su Team, perché mi offre sì parecchi dati ad un buon costo, non a livello di Iliad, ma mi devo utilizzare lo smartphone in 3G ragazzi, cioè ho i dati ma non in 4G ed è un limite impressionante, quasi direi preistorico, vecchio nel 2018. E quindi secondo il mio punto di vista, ok Kena, bravo, ok che ti basi da quello che è l'operatore Team, quindi con una buona infrastruttura, perché ovviamente a livello di segnale Team è una delle migliori, però c'è da poco da fare, se tu mi dai 3G non sei competitivo, quindi ti scarto già a priori. La prima cosa che mi fa davvero sorridere, deve vedere come, no? Abbiamo fatto una guerra per passare dai 28 ai 30 giorni di utilizzo e gli operatori big, vedi Vodafone, vedi Team, vedi Tre, insomma un po' tutti, hanno alzato il costo poi mensile, quindi alla fine paghiamo gli stessi soldi, solo che invece che 28 giorni ne abbiamo ogni 30. E vabbè, è un po' una fregatura, siamo stati tutti un po' scontenti di questo, ma poi fortunatamente è arrivata Iliad a mettere tanta paura a quelli che sono gli operatori già presenti nel nostro territorio, che fino ad oggi hanno voluto fare un po' quello che volevano. Ah, ovviamente ragazzi, qui c'è sempre Lana con me, quindi se vedete vibrare ogni tanto qualcosa è perché la mia super cagnolina super stanca è qui che è attaccata al guinzaglio insieme al sottoscritto, che ci facciamo compagnia. Dopo aver visto tante live insieme a voi e in tanti mi avete chiesto cosa pensavo di Iliad e quello che secondo il mio punto di vista poteva essere questo operatore, ho acquistato una SIM Iliad, mi deve arrivare, ma ho fatto di più, ho acquistato anche quella di Ho, che è nata proprio in questi giorni, per metterle a confronto, per dirvi quello che ne penso, per fare un raffronto anche con Team ed effettivamente poi raccontarvi quale secondo il mio punto di vista vale di più la pena l'una rispetto all'altra. Il video è sempre registrato dall'LG G7 con la camera grandangolare, ma cominciamo a parlare di questa Iliad, che con 5,99 offre 30 giga ovviamente di connessione dati 4G plus senza limiti di banda, e tenetevi bene questa cosa in mente, non c'è quindi limite di velocità, avete minuti illimitati, sms illimitati con 5,99 ragazzi, è un prezzo davvero basso per un servizio che si basa su infrastruttura Wind, almeno attualmente. Però Iliad non è un operatore virtuale, Iliad cercherà di portare nel nostro territorio, almeno probabilmente lo sta anche già facendo, la propria infrastruttura, porterà i propri pali, i propri dati qui nel nostro territorio, un po' come Team, un po' come Vodafone, perché se per noi italiani effettivamente questa azienda è nuova, all'estero tipo in Francia e quant'altro è un'azienda davvero conosciuta che fa numeri da paura. Ma oltre a questo ragazzi, è che il servizio è davvero chiarissimo, c'è una sola offerta, non dovrete disattivare nulla, è già tutto disattivato di default, quindi blacklist attiva, non avrete problemi di trovarvi con quei 3-5 euro di oggi a settimana dover andare dall'operatore a farvi disattivare quei stupidi servizi che si attivano con Iliad, non avrete questo problema, non dovrete disattivare
arrivare nulla. Il servizio, il numero verde, insomma, che vi risponderà al telefono, rispondono degli italiani, dei ragazzi italiani che sembrano anche piuttosto preparati. Ho fatto anche un giro in rete per capire quella che è la qualità del segnale, sembrano tutti piuttosto contenti. Certo, non ci troviamo di fronte a Vodafone, non ci troviamo di fronte a TIM, nemmeno a Wind in determinate zone, però dove c'è una buona copertura, insomma, lei funziona. Poi è nuova, il prezzo è basso, insomma, anche H3G quando è arrivata anni fa non che fosse al top. Loro si basano su infrastruttura Wind e insomma, tutto sommato, chi l'ha fatta attualmente non ha avuto problemi, nemmeno andando all'estero. A 5,99€ è davvero un ottimo servizio. Ma ovviamente, ragazzi, questa Iliad sta mettendo parecchio paura, soprattutto anche ai gestori più grandi, tanto che Vodafone proprio in questi giorni ha creato un secondo operatore virtuale, quindi è sempre Vodafone che crea un secondo nome chiamato Ho ad un prezzo decisamente più basso. Ed è questa la prima domanda: perché fare questo? Cioè, perché non hai fatto direttamente un'offerta a 6,99€ come Vodafone? E qui cominciano a sorgere un po' di domande, qualche dubbio, e cercherò di rispondere insieme a voi a tutto ciò. E magari sotto nei commenti scrivetemi anche voi la vostra, perché io non ho ben capito questa cosa. Adesso la valutiamo insieme però. Quindi la prima domanda è: perché creare un operatore che si chiama Ho ad un prezzo un po' più basso rispetto a quelle che sono le tue offerte, con la tua stessa infrastruttura, con il tuo stesso, insomma, segnale dati, ad un prezzo più basso? Cioè, non riesco a capire perché questa cosa pensata da Vodafone. Forse per creare un po' di confusione, forse perché vuoi raccogliere quel tot di clienti che non si è trovata bene con Vodafone e non sanno di riacquistare comunque Vodafone prendendo Ho. Sinceramente non ho avuto ancora ben chiaro il quadro, e soprattutto perché fare un'operazione del genere. Beh ragazzi, innanzitutto i contenuti sono simili, ma il prezzo non è praticamente identico. Si parla di 6,99€ invece di 5,99€. Offrono 30 giga di internet mettendo praticamente un limite di banda, 60 megabit in download e 52 megabit in upload. Sono numeroni, qui nella mia zona io me li scordo certi numeri, ma perché non sono in un centro città, come ben vedete, no? Però io penso chi abita a Milano, chi abita a Torino, chi abita a Genova, insomma, in tutte le grandi città dove la copertura è al top, 60 megabyte può essere un limite, visto che ci sono modem o telefoni che portano a 150-200 megabyte senza troppi problemi. I minuti sono illimitati, gli sms sono illimitati, e anche in questo caso, ragazzi, non dovrete attivare nulla, tutto chiarissimo, una promozione sola, non avrete servizi occulti, segreterie da pagare e quant'altro. Tutto, insomma, perfettamente corretto. C'è un numero verde diverso rispetto a quello di Vodafone, e quindi un'offerta che, almeno così su carta, sembra molto interessante. Se da una parte abbiamo magari questo limite di banda, dall'altra dovremmo avere una garanzia migliore su quello che è il segnale dati, su quello che è segnale voce, in quanto Vodafone risulta essere molto molto, no, importante sotto questo profilo, ha un buon servizio. Però anche questa cosa del limite e soprattutto con un euro in più fa pensare. Ma quello che non mi torna, quello che non riesco a capire, è perché creare un'altra società, perché creare un altro nome, perché fare una società virtuale quando hai già la tua infrastruttura, quando puoi già prendere i prezzi della tua Vodafone, insomma, andare ad abbassarli un po' e far contenti tutti, senza bisogno di mettere nel mercato un altro nome, un altro brand e quant'altro. E a queste domande ancora non sono riuscito a darmi una risposta ben chiara. Non si capisce perché un operatore come Vodafone o come TIM con Kena debbono creare poi questi secondi servizi. Cioè, perché farlo? E sinceramente avrò bisogno anche di voi, perché io non riesco a darmi tutte queste risposte, o meglio, non le so. Io cercherò di dirvi la mia adesso, però vediamo. Secondo me non ho dato le risposte corrette a tutto, almeno credo. Beh, probabilmente creare un secondo nome cosa fa? Va a creare confusione, va a creare comunque pubblicità, un po' di movimento rispetto a quello che ha fatto Iliad fino ad oggi, e magari va a raccogliere quel tot di clienti che erano stati scontenti di Vodafone tornando su Ho, e senza sapere che poi alla fine è sempre la stessa Vodafone. E questo potrebbe essere il primo motivo per il quale un'azienda proprio come Vodafone va a creare un secondo brand con gli stessi pali, la stessa rete. Questa potrebbe essere una prima risposta. Faccio un tentativo, se va male, oh ragazzi, chiudo tutto e ciao, tanto è un operatore virtuale che nascono, chiudono così dall'oggi al domani, senza tanti perché, e vengono magari poi assorbite da altre aziende dove magari poi il cliente non è contento e se ne deve scappare, e anche lì vai a capire, vale la pena oppure no? Buh. Oppure crea un servizio basato su Vodafone dove magari tanti clienti se ne vanno per il prezzo,
prezzo. Vedono però che la qualità è scadente, magari metto un numero verde dove rispondono e non riescono a risolvere i problemi, fanno incazzare tutti questi che pensavano di spendere poco e tornano a spendere quei 10-12 euro nell'operatore come Vodafone o come TIM. Anche questa può essere una cosa del tipo: ok, ho fatto Iliad, non mi sono trovato benissimo, ho fatto Ho, mi sono trovato da cani, torno a Vodafone perché funzionava bene, perché quando ho un problema rispondono e mi risolvono il problema, o torno a TIM perché almeno sono tranquillo nella copertura. Insomma, può essere anche questa una cosa, no? Del tipo: ti offro un servizio che costa poco, dove magari già ti faccio capire che se lo fai non ti troverai perfettamente bene come stando su Vodafone, come stando su TIM, e dopodiché deciderai cosa fare. Boh, può essere anche questo un terzo motivo, sinceramente non lo so. Attualmente sto utilizzando TIM con 30 giga, minuti limitati, non ho gli sms, posso fare tranquillamente hotspot, non mi ci trovo male, però ragazzi, da 10,82 euro a 6 euro è quasi la metà. Sono circa 60-70 euro all'anno, mangio una buona pizza, porto fuori mia moglie, compro un regalo al cane, mi compro qualche smartwatch cinese da Gearbest. Insomma, con 60-70 euro in un anno non sono pochi, non sono pochi. Fa riflettere sta cosa. Cambio? Vabbè, ormai li ho comprate, quindi eventualmente poi faccio la portabilità. Beh ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni, ho finito anche i miei appunti, quindi non ho più tanto altro da dirvi. Fatemi sapere sotto tra i commenti voi cosa avete scelto di fare, se passerete ad Iliad, se passerete a questa nuova Ho, se terrete il vostro TIM, il vostro Vodafone, il vostro Tre, il vostro Wind, insomma, quello che è il vostro operatore, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate della registrazione video di questo G7 TeamQ, che vi ha insomma deliziato con queste mega vedute qui nella mia zona. Ma oltretutto fatemi sapere che nome devo dare a questa nuova serie. Io avevo pensato a Walk Vlog o qualcosa del genere. Insomma, ditemi che nome dovrò mettere a questa nuova serie di video, fatta così in mezzo ai campi, mentre cammino e mentre provo la registrazione di questi nuovi smartphone. Ciao ragazzi, ciao a tutti, io ringrazio LG per questo G7, però lo vogliono indietro purtroppo, quindi vabbè. Però tra qualche giorno la recensione. Ciao!